Bene, questo povero Padre Pio, dopo tanta sofferenza, viene ordinato finalmente sacerdote e poi il padre provinciale non gli dà l'autorizzazione a confessare, perché ha dei dubbi sulla sua preparazione in teologia morale, avendo lui studiato più o meno stando fuori dal convento. E Padre Pio addirittura arriva a dire che Padre Benedetto ha la testa dura. Lui si sfoga perché addirittura si parla anche di un metterlo fuori dal convento se lui non rientra in convento, se non rientra in chiostro, perché in quel periodo stava ed era malato, era a Pietrelcina. Però il Signore sa lui meglio di me, meglio di voi, meglio di tutti, come condurre le sue anime. Ciò che sblocca Padre Nardella, Padre Benedetto, anche attraverso l'insistenza di Padre Agostino, il confessore di Padre Pio, è appunto alcune parole, alcune visioni che Padre Pio, alcune parole che Padre Pio riceve durante alcune visioni con Gesù. Ne ascoltiamo una. Una visione in cui Gesù conforta Padre Pio e dice queste parole. Dopo lo sfogo di Padre Pio di sentirsi addirittura un sacerdote, è inutile, perché non dice la messa, non confessa, eccetera. Gesù, durante una visione, dice a Padre Pio: io sono fedele, nessuna creatura si perderà senza saperlo. Molto è diversa la luce dalle tenebre. Attenzione, l'anima a cui io soglio parlare l'attiro sempre a me. Invece le arti del demonio tendono ad allontanarla da me. Questa è la differenza tra Gesù e il demonio, che Gesù ti attira a sé e il demonio non vuole di per sé attirarti a lui, ma vuole allontanarti da Gesù. È una finezza, una distinzione che spiritualmente vuol dire tanto. E continua Gesù: io non ispiro mai all'anima timori che l'allontanano da me. Il demonio non mette mai nell'anima paure che la muovono a ravvicinarsi a me, ma sempre paure che ti portano ad allontanarti da Dio. I timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute, se hanno me per autore questi timori, si riconoscono dalla pace e serenità che lasciano nell'anima. Le parole con cui Gesù tranquillizza un Padre Pio preoccupatissimo perché gli viene impedito di vivere il suo ministero sacerdotale. Parole, oltre che di consolazione, anche parole di una profondità spirituale in cui Gesù ci insegna a riconoscerlo dall'illusione del demonio. Gesù mette nell'animo di Padre Pio la certezza del suo amore. E il frutto, o meglio, il segno che quelle parole siano proprio di Gesù, perché spesso il demonio appariva a Padre Pio sotto mentite spoglie, come appariva sotto le spoglie della Madonna, sotto le spoglie del suo padre spirituale, sotto le spoglie del Papa, sotto le spoglie di San Francesco. Bene, il segno è che mentre Gesù ti dona pace e ti dona serenità, anche e soprattutto nel dolore e nella sofferenza, il demonio invece ti mette un senso di paura, di inquietudine strana, non la inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? La sana inquietudine dello spirito, ma l'inquietudine della paura, del dubbio, del pessimismo, io direi l'inquietudine tenebrosa. Gesù è vicino a Padre Pio come sacerdote e lo abitua, lo educa all'obbedienza, perché prima o poi è
l'obbedienza che sbloccherà tutto. Difatti poi in seguito Padre Pio sarà tranquillamente autorizzato a confessare, proprio perché Padre Benedetto si convince, grazie alle parole di Gesù, della preparazione teologica e morale di Padre Pio per poter confessare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!